stata che il Pentagono è una puttana costosissima, e questo tra l'altro può venire confermato da una cosa che è accaduta il 10 settembre del 2011, del 2001, quando a un certo punto Rumsfeld ha fatto una conferenza stampa dichiarando che erano andati persi non so, alcuni migliaia di miliardi di vecchie lire, non so, nel bilancio un triliardo e mezzo, non so, sono quelle cifre che non dà la zio Paperone, che non riuscivano a trovarle nel loro bilancio. Questo l'ha annunciato il giorno prima dell'11 settembre, ha detto abbiamo fatto un problema di contabilità, non capiamo dove sono finiti, non so, un miliardo e mezzo di dollari, 2 miliardi, erano delle cifre immense, non mi ricordo neanche quali. Chiaramente poi il giorno dopo è successo un po' di putiferio, quello di settembre, e nessuno gli è poi andato a chiedere, a proposito, quei soldi che sono spariti, che poi hai detto che sono spariti, non sarebbe più servito niente. Tra l'altro non si poteva neanche approfondire più di tanto, perché voi saprete certamente che poca gente è morta al Pentagono. Ma gliel'ha chiesto anche dopo, comunque. Esatto, sì, comunque. Appannati, ah, sì? Sì, e lui ha detto non rispondo a questa domanda, semplicemente. Fanno con Anso, questo ha detto, cioè non rispondo. Sì. Lui non ha risposto, eccetera. Comunque, uno degli elementi poco noti è che sappiamo che la zona del Pentagono colpita dal missile, scusate, dall'aereo, dicevo, la zona del Pentagono colpita da Super Pippo era stata rinforzata, infatti solo Super Pippo sarebbe riuscito a passare attraverso quel buco, era stata rinforzata nei mesi precedenti, e soprattutto c'era pochissima gente che l'abitava, per cui ci sono stati pochi morti. Quello che la gente di solito non sa è che questi morti, guarda caso, erano proprio i contabili del Pentagono, nel senso che proprio i contabili che probabilmente, diciamo, erano colpevoli tra virgolette per l'ammanco di migliaia di miliardi di vecchie lire, quindi miliardi di dollari, erano quelli che per sfiga, d'altra parte si sa che Super Pippo la sfiga è cieca, ma Super Pippo ci vede benissimo, e a un certo punto adesso ho parafrasato malissimo, ma credo che abbiamo capito il concetto, hanno avuto la sventura di trovarsi al momento giusto, sbagliato, nel posto giusto. Quindi quando uno facesse il contabile, quando dicevo che può essere una puttana costosa, ecco, migliaia di miliardi, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque questi sono piccoli dettagli. Piccoli dettagli che lasciano un po' il tempo che trovano, cioè diciamo interessanti per una discussione, eccetera. Dunque, minuto di pausa che magari.